Siamo con Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista e uno dei fondatori del progetto politico di Unione Popolare. Andiamo diretti al punto più imminente, alla staffetta dell'umanità del 7 maggio. Unione Popolare ha aderito Rifondazione Comunista, che è anche impegnata nell'organizzazione. Ci spieghi i motivi. Ma innanzitutto perché è una fondamentale iniziativa, perché in Italia abbiamo praticamente quasi tutto il Parlamento che è unanime nel fare scelte di guerra, e abbiamo un popolo che, nonostante la propaganda assordante che c'è stata in questo anno, continua ad avere una sana vocazione pacifista. Bisogna far emergere questa volontà di pace, che poi è quella che è scritta nella nostra Costituzione. La staffetta a me pare anche interessante dal punto di vista simbolico, perché non è la manifestazione concentrata nazionale a cui di solito partecipano i più militanti, ma la possibilità di esprimere in tutto il paese la propria volontà di pace, il proprio dissenso rispetto a scelte che ci stanno portando sull'orlo della guerra nucleare. Senta, Acerbo, sia l'Italia che comunque tutto il blocco occidentale è schierato nel mandare avanti la strategia dell'invio di armi in Ucraina, ma secondo lei in questa fase è possibile ancora parlare di un trattato di pace? Vede che c'è questa possibilità? Allora, Lula, presidente del Brasile, è intervistato dal Paese l'altro giorno, il Paese gli ha dedicato la prima pagina. Stranamente non viene in mente una cosa del genere né a Repubblica né al Corriere della Sera d'Italia. Ha dichiarato una cosa che è semplice buonsenso, che può fermare la guerra solo chi è fuori dalla guerra, cioè c'è bisogno di qualcuno che sia fuori dal conflitto. Ora l'Italia e l'Unione Europea hanno scelto di non svolgere questo ruolo, come che era stato per esempio svolto da Francia e Germania nel 2014-2015 con gli accordi di Minsk. È stata una scelta folle, per l'Italia era anche una scelta obbligata, perché è scritta nella Costituzione e l'abbiamo svolta tante volte. Io voglio ricordare che nel 2006-2007, in occasione dell'invasione israeliana del Libano, fu l'Italia a fare un'iniziativa di pace che portò a una soluzione, al ritiro delle truppe israeliane, ai caschi blu come forza di interposizione, a fermare una guerra che poteva avere effetti catastrofici. C'è la possibilità di fare la pace, io non sono Nostradamus, sicuramente abbiamo una certezza che se continua la guerra altre decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone moriranno e l'Ucraina sarà sicuramente distrutta. Tra l'altro tutti dicono che vogliono il bene degli ucraini, ma faccio notare a tutti questi combattenti davanti alla televisione che a morire sono le Ucraine e gli ucraini, non è che li stiamo aiutando trasformando l'Ucraina, e questo ci tengo, nell'Afghanistan d'Europa. Il primo marzo, pochi giorni dopo l'invasione, Hillary Clinton, intervistata da una rete TV americana, si trova facilmente in rete, dichiarò che c'era la possibilità, e la dichiarò come fatto positivo, di trasformare l'Ucraina in un nuovo Afghanistan e far crollare così Putin. E la Clinton disse: noi daremo le armi e gli ucraini metteranno i combattenti. Ecco, a me pare che avere un Afghanistan nel centro del cuore dell'Europa sia una follia che dobbiamo assolutamente fermare. Una superpotenza ci ha provato a lanciare una proposta concreta, la Cina, ma è stata subito rispedita al mittente. Lei cosa ne pensa? Certo. Ma io penso che la Cina abbia interesse a mantenere, o meglio a ricostruire, un quadro di cooperazione internazionale, perché ha vinto la sfida della globalizzazione senza diventare una colonia occidentale. Questo per tante ragioni storiche, dal ruolo del Partito Comunista Cinese fino alla tradizione, la Cina è un grande impero da qualche migliaio di anni, e quindi ha una vocazione a difendere la propria indipendenza e i propri interessi, mi pare anche legittimo come fa qualsiasi Stato sovrano del pianeta. Penso che quella proposta avesse molti elementi di saggezza, anche perché interveniva su un tema di cui non si parla per niente in Italia, ne ha parlato in maniera saggia Emiliano Brancaccio in un volume che io consiglio, La guerra capitalista, ma la Cina non a caso tra i punti ha citato la questione delle sanzioni, cioè noi blocco occidentale stiamo usando il nostro strapotere nelle istituzioni internazionali, parlo soprattutto degli Stati Uniti come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le sanzioni che ripeto sono quasi tutte illegali perché non sono decise dall'ONU,
sono decise dagli Stati Uniti, di solito dall'Unione Europea, per fare una guerra agli altri, che è anche economica. Ecco, mi sembra che la Cina, senza farne un punto di riferimento ideologico, ma dal punto di vista della politica internazionale, abbia proposto delle cose sensate a cui l'Unione Europea e l'Italia avrebbero dovuto rispondere in una maniera diversa da quella dei sudditi di Biden. Però in discussione l'Europa e gli Stati Uniti viene subito etichettato come anti-americano e filo-putiniano. Questa storia dell'anti-americanismo è una fesseria. Il problema è salvare casomai l'America da se stessa, nel senso che questa logica di guerra è assurda. L'Italia, persino durante la guerra fredda, ha mantenuto da parte delle forze che avevano condiviso la resistenza una terzietà che ha consentito di essere ponte. Il sindaco democristiano di Firenze, La Pira, volava a Pechino quando la Repubblica Popolare Cinese non era riconosciuta dall'Italia e dall'ONU. Noi abbiamo avuto Mattei, che viene citato insomma un po' a sproposito da Giorgia Meloni, che ha costruito una politica estera rispetto al mondo arabo e al sud del mondo, con un'autonomia in piena guerra fredda, poi gliel'hanno fatta pagare, come è noto. Ma questo riguardava tutti, persino Craxi e Andreotti, rispetto alla politica di oggi di centrodestra e centrosinistra, se si possono ancora usare queste etichette. Persino Craxi e Andreotti facevano grande politica internazionale, perché per esempio sulla questione del Medio Oriente noi non eravamo appiattiti come sia oggi su Israele, e avevamo un rapporto con il popolo palestinese e le sue organizzazioni che adesso non c'è più. Quindi io penso che si può criticare gli Stati Uniti senza essere filoputiniani, e che sia semplice buonsenso. Cioè, noi alla fine in Italia, in Europa, dobbiamo fare quello che fanno gli oppositori di Putin in Russia. Ognuno ha a che fare con delle potenze militariste a casa propria e deve cercare di tenerle a bada con una volontà di pace. Senta, ma lei cosa risponde a chi dice che parlare adesso di trattative significa regalare l'Ucraina a Putin? Ma prima di tutto avevano raccontato la balla alla gente che se non facevamo la guerra Putin arrivava a Parigi, quando sanno tutti che il bilancio militare della Russia è pari a quello della Francia e 18 volte inferiore a quello della NATO, cioè parliamo di nulla. Tra l'altro gli Stati Uniti d'America hanno un bilancio militare che è superiore a tutti gli altri 10 paesi, Cina e Russia compresa, nella classifica mondiale come volume di armi e di spesa militare, oltre 800 basi. Quindi il problema che noi avevamo è che ci è stato raccontato che Putin chissà dove doveva arrivare con sti carri armati, non è manco arrivato a Kiev. Quindi il problema è uscire da un pantano che può convenire soltanto a chi vuole una guerra a oltranza per motivi di scontro geopolitico. Nessuno chiede la resa all'Ucraina, che tra l'altro se noi non inviamo armi non è che gli mancheranno le armi, perché gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e altri continueranno a armarli. E il problema, se l'Italia si schiera a fianco di Papa Francesco, di Lula, della Cina e degli altri paesi che cercano di svolgere un ruolo di mediazione. Solo dell'Italia o dell'Europa? Come Unione Europea? Allora, io penso che la sottomissione dell'Europa, dell'Unione Europea alla NATO, sia il principale problema che ha l'Unione Europea, perché l'Unione Europea sostanzialmente ha rinunciato ai propri interessi. Non so se è perché tutti i politici sono intercettati dai servizi degli Stati Uniti, perché come apprendemmo nel caso della Merkel, non so qual è il motivo, ma noi siamo arrivati al fatto che è abbastanza realistico, non credo, non hanno ancora smentito in maniera efficace Hersch per il suo dossier, ma mi pare evidente che la Germania si è beccata un attentato terroristico di dimensioni enormi che ha distrutto il Nord Stream, cioè investimenti di miliardi, facendo finta che insomma che siano stati degli extraterrestri a farlo. A me pare che ci sia un problema, sto andando a Bruxelles per una riunione europea di partiti e movimenti di sinistra e pacifisti per discutere di questo tema. Noi abbiamo un problema di liberare l'Europa dalla sudditanza agli Stati Uniti, ma non perché bisogna essere, ripeto, anti-americani. La vocazione dell'Europa è essere ponte tra la Russia, la Cina, il Medio Oriente e gli Stati Uniti. Invece sta passando un'altra idea, cioè che l'Europa, insieme agli Stati Uniti,
e al Giappone costituisce un blocco occidentale iperarmato, che poi in giro per il mondo arruola altri regimi di dubbia democraticità, perché io vorrei capire che facciamo una guerra a Putin e invece al-Sisi è un nostro alleato, o Erdogan, io andrò in Turchia per le elezioni, insomma in Turchia ci sono in questo momento 350.000 prigionieri politici, dimensioni enormi per un paese della NATO, quindi insomma le cose sono più complicate. Insomma l'Europa va liberata e deve diventare una potenza di pace. Se l'Europa avesse, dopotutto era il progetto di Gorbaciov, se non avessimo tradito le promesse a Gorbaciov non ci sarebbe questa guerra. E se posso dirlo, è anche grave che i paesi che volevano entrare legittimamente nell'Unione Europea sotto sotto gli si sia chiesto anche di entrare nella NATO, perché chiedere di entrare nella NATO è un'aggressione alla Russia, oggettivamente. La storia la conosciamo tutti, quando i missili russi sono arrivati a Cuba, anche un gentiluomo come Kennedy voleva fare la guerra nucleare, o no? Quindi figuratevi Putin. Ma la sinistra che fa in questa fase di criticità, soprattutto per la sinistra in Italia e in Europa? Si ricompatta su alcuni temi oppure continua con questo, diciamo, individualismo anche un po' sfrenato, questa scomposizione dell'atomo, mi consenta di dirlo, acerbo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Serviamo come un tesoro ogni atomo perché sarà utile e cerchiamo di fare una bomba pacifista che diventi forte, quindi mettendo insieme gli atomi. No, in altri paesi europei la sinistra che ha posizioni pacifiste e antiliberiste è molto forte e a volte ha sostituito l'ex sinistra. Perché poi noi in Italia abbiamo il problema principale: per milioni di persone la sinistra è rappresentata da quelli che hanno governato nell'ultimo trentennio con politiche che con la sinistra non hanno nulla a che fare, e quindi purtroppo è diventata, la parola sinistra è come comunismo: se uno pensa a comunismo non pensa alle idee bellissime di Karl Marx o di Gramsci, ma pensa a Stalin. La gente in Italia, quando pensa alla sinistra, purtroppo pensa ai governi fino a Draghi, e non pensa a una cosa positiva. Noi credo che possiamo invece costruire qualcosa di popolare, di massa, di partecipato e di anche simpatico, nel senso che io sono profondamente convinto che sulla guerra, come sulle questioni sociali, le idee della sinistra non italiani, la sinistra non esiste più, questa è la realtà. Però se c'è in Francia, tanto è vero che bloccano la Francia da 3 mesi, se c'è in Grecia, se c'è in Spagna, non vedo perché non ci possa essere anche in Italia. Bisogna lavorare in questa direzione avendo la massima apertura. D'altronde, se ti posso dire, a Genova del 2001 eravamo dalle suore ai missionari fino alla Rifondazione Comunista, ai centri sociali, ai sindacati, le associazioni, c'era di tutto di più, e dall'altra parte c'era il G8 di cui facevano parte tutti quelli che fanno la guerra adesso, cioè tutte le potenze occidentali e anche Putin, che era un amico loro allora. Ecco, noi dobbiamo ricostruire qualcosa di simile, insomma una sorta di social forum di quelli che vogliono una politica di pace, anche possibilmente di giustizia sociale e ambientale. Ma avete in prospettiva appunto l'opzione di dialogare con altre forze politiche che si sono schierate contro l'invio di armi, come può essere il Movimento 5 Stelle? No, ti dirò che io e Luigi De Magistris, che con me e altri ha promosso Unione Popolare, già l'estate scorsa, quando fortunatamente, io dico, mi fa piacere che non amo la solitudine, quando il Movimento 5 Stelle assunse una posizione critica rispetto all'invio di armi, abbiamo subito proposto, io ricordo feci varie interviste su Manifesto, articoli sul Fatto, di fare un fronte pacifista, una coalizione di tutti i partiti e i movimenti contrari al coinvolgimento dell'Italia nella guerra. Purtroppo la cosa non ebbe risposta né dal Movimento 5 Stelle né da Sinistra Italiana Verdi, e io credo che sia stata un'occasione mancata, perché se ci fosse stata una proposta politica diversa dalla separazione ognuno per sé,
probabilmente avrebbe avuto una forza superiore, a mio parere, a quella del movimento. Il PD invece è un interlocutore o no? Beh, il PD per anni è stato un avversario politico, per le posizioni politiche continua a esserlo, però c'è stato un fatto nuovo, l'elezione di Elly Schlein, che conosco da tanti anni, e io credo che noi dobbiamo essere aperti a verificare se effettivamente ci sarà un cambiamento. Per cui io ho partecipato la settimana scorsa a Roma a un'iniziativa alla Casa delle Donne, era collegata anche Elly, proposta la rete Numeri Pari, e ho detto che sarei contento se il Partito Democratico facesse quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, che inizialmente aveva votato per l'invio delle armi e poi cambiato linea. Se il PD cambierà sul serio, credo che sarà un fatto positivo. Se non cambia, io non sono per dare patenti solo sulla base delle interviste a Vogue, insomma non mi interessa. Grazie a Maurizio Acerbo. Grazie a voi, ci vediamo il 7 ovviamente da staffetta. Al 7.